Buonasera, ben ritrovati. Questa sera vorrei parlarvi di una comunità straniera presente in Italia da molti anni, di cui si è sempre parlato molto poco. Una comunità che non fa notizie, e questo in fondo non può che essere positivo. È una comunità che nei giorni scorsi ha fatto una manifestazione a favore dei nostri Marò. A proposito, domani sera dedicheremo quella che è l'ultima puntata della stagione di Mezzi Toni proprio alla questione dei Marò. È una comunità di cittadini indiani che si chiama Sikh. Se noi diciamo Sikh, noi uomini della strada ci viene in mente il povero giovane bravo motociclista che è mancato. I Sikh invece sono una comunità religiosa indiana che vive in Italia e sfugge forse all'attenzione delle grandi città, di coloro di noi che viviamo nelle grandi città, perché vivono soprattutto nelle campagne della pianura padana, nelle campagne del Lazio attorno a Latina, e un responsabile delle organizzazioni dell'agricoltura a Cremona tempo fa ha detto, non troppo, senza scherzare troppo, ha detto: guardate che se non ci fossero loro non si farebbe più il grana padano. Siamo contenti di avere qui con noi il presidente della comunità Sikh in Italia, Sukhdev King, e mi corregga se sbaglio il nome, avete dei nomi un po' difficili, e il signor Jaspar Jaspal, che è un altro esponente della comunità. La prima cosa che vorrei chiedervi, intanto, ovviamente uno pensa la questione dei Marò che riguarda, che insomma, ha peggiorato di fatto i rapporti tra Italia e India. Questi cittadini che vivono tra di noi più che onorevolmente, facendo il loro dovere, facendo il loro mestiere, non facendo notizia se non per l'apertura dei loro templi, e guardate, poi ne parleremo, è una religione tra le più tolleranti del mondo. Questi cittadini sono anche legittimamente preoccupati perché un peggioramento delle relazioni può andare a detrimento di rapporti, qualcuno li vede come indiani, poi il turbante, come, insomma, può, e quindi loro giustamente hanno manifestato chiarendo, sarebbe una somma ingiustizia prendersela con loro se qualcuno ha qualcosa da dire nei confronti di quelle che sono casomai responsabilità del governo e della magistratura indiana. So che voi avete raccolto delle firme, che avete intenzione di fare ancora delle manifestazioni. Avete notato un peggioramento dell'atteggiamento degli italiani nei vostri confronti? Sì. E noi sono Sukhdev Kang, di abita di Brescia, di Lombardia. E noi abbiamo fatto di manifestazione di Marò 26 marzo, qua a Milano, Piazza Fontana. È fatto molto bene. Nostra manifestazione noi fatto di Carmona, nostra festa, è 12 aprile. E noi comunità qua di Italia, 230.000 persone. 230.000. Di nord 150. E nostro religioso feste Bisacchi, adesso è già cominciato di qua, questo aprile, come 19 è fatto una grande festa, anche manifestazione di Brescia. 20.000 persone, cominciato anche di marcia a Marò. Noi voglio... Siamo... Avete fatto più voi che non tanti italiani, diciamo. Sì, quando noi come voglio siamo con voi, liberare Marò. Perché nostre famiglie, bambini, tutto qua in Italia, andando a scuola. Adesso quando storia di già passato di quasi 2 anni, noi preoccupare. Quando qualcuno mi dice, nostro chiedo, come mai storia di Marò? E io chiedo per il nostro cuore, voglio per 2 ragazzi liberare e tornare qua a famiglia, dicono i suoi genitori. Senta, noi tutti sappiamo molto poco della vostra cultura. Voi venite dal Punjab, sì, no? Che è una regione dell'India dove l'allevamento e l'agricoltura sono attività tradizionali e avete nel vostro DNA, per così dire, una grande capacità di lavorare nell'allevamento e appunto nell'agricoltura, e quindi buona parte dei vostri connazionali, dei componenti della comunità Sikh, lavorano nelle aziende agricole della pianura padana e del centro Italia, soprattutto dalle parti di Latina, credo, no? Sì, il nostro paesani lavora tanto in agricoltura qua, Carmona, Vicenza, Brescia, anche Parma, anche di sud Roma,
anche tutta Italia, nostra famiglia e comunità sic lavoro. Agricoltura, fabbrica, anche di mungere vacche. Dunque, abbiamo detto prima, poi torneremo su i problemi della comunità. Abbiamo detto prima che si tratta di una delle religioni più tolleranti al mondo. Io ho cercato di informarmi un po', però voi mi correggete se sbaglio. La religione Sikh nasce dalla predicazione del fondatore della comunità Sikh ai tempi in cui c'erano forti scontri in India tra gli Hindu e i musulmani. Ed è una predicazione che cerca di mettere fine alle violenze interreligiose in modo piuttosto semplice, dicendo lo chiamiamo in modi diversi, ma in fondo tutti preghiamo un unico Dio. È una religione così aperta che nei loro templi, se capitate, credo, dalle parti di Cremona, Novellara, Emilia, mi pare... Sì. I loro templi sono aperti a tutti quanti, voi potete andare lì a chiunque, appartenente a qualunque religione, appartenente a cosa che entri con rispetto e curiosità, verrà offerto da mangiare. Mi vuole spiegare un po' i fondamenti della vostra religione, se ho detto bene o se ho sbagliato? Sì. Buonasera a tutti, io sono Singh Jaspal. Ho occupato insegnare nostra musica, pregare con musica nei nostri tempi. Allora, la nostra religione Sikh, quando è nato il nostro primo guru, Guru Nanak, 1469, allora l'iniziamento della nostra religione Sikh. Allora lui ha dato, Guru Nanak ha dato noi a lezioni di parlare verità e lavorare, e poi collaborare anche altri. Vuol dire che se magari uno non ha lavoro, ha fame, allora dare anche lui per mangiare. E questi sono i nostri tre fondamenti, è quello che è più importante in nostra religione. Poi fino adesso, poi altri nostri 10 guru, e adesso presente il nostro guru, sacro, Guru Granth, che ancora sta... noi seguendo il nostro guru. È vero che voi non avete, diciamo, un ceto religioso, non ci sono no. Non c'è una struttura tipo no. I guru sono però delle guide spirituali. Sì, bravo. Adesso presente nostro guru, Guru Granth Sahib, è un nostro sacro Granth. Vive sacro. Noi seguiamo sue tutte le pratiche, tutte le i nostri fondamenti che noi Guru Granth c'è una grande cosa e Guru Granth per sempre parlato per unità, il mondo deve essere in unità, vuol dire che è unico, non è che non fare differenze per i colori, non fare differenze per i religiosi, ci sono altre varie religioni, però il nostro Guru è sempre ha detto di stare in pace con tutti. Ecco, insomma, tutte le religioni ovviamente vanno rispettate, sì. Ma qui stiamo parlando di una religione che è particolarmente tollerante, particolarmente aperta, ciò che forse insieme con l'inclinazione a lavorare, la passione per il lavoro, spiega perché questa comunità così numerosa in Italia, come abbiamo sentito, non abbia mai fatto notizia se non per l'apertura dei suoi templi. In realtà qualche problema c'è. Ed è che voi per scelta religiosa, per dettame religioso, portate il turbante. Ho letto tempo fa che un Sikh di passaggio, tra l'altro in Italia, credo a Malpensa, era addirittura un diplomatico, qualcuno al controllo ha chiesto di togliersi il turbante. Per i dettami della vostra religione il turbante va sempre portato. Certo. E quindi come avete risolto questo problema? Che immagino banalmente ci sono tanti bambini Sikh che frequentano le nostre scuole e tanti ragazzi Sikh che vivono in mezzo ai nostri, ma se uno deve andare in motocicletta ad esempio, come avete risolto questo problema? Si risolve il problema, noi 3-4 volte ha fatto riunione Malpensa, già spiegato, più turbante, questo è uno nostro religioso.
come nostro passaporto international, non lo girare, turbante nostro uno importante nel passaporto. Un conoscimento. Conoscimenti religioso. Turbante sì. Vedo Sikh. Sì. Allora capisci ma come io rispetto di qua legge. Ecco. Adesso loro ho cambiato un po' di programma. Prima toglie sì. Controllo. Adesso loro sistemato altro, uno di macchinetta per girare i controlli, sì. Uno di carta. Del resto è possibile verificare che non sì, ci siano oggetti di metallo sì. Anche con la metallica. Adesso quasi no problema grave. Già capisci qua Italia, anche io dico di ringrazio Tisi4, quello di vedo tutto di SIC. Anche queste notizie, prima girato poche, adesso tutto notizie vivo qua in Italia, 230.000 indiani, più di 150, quello di più Sikh, proprio regioni. La maggioranza quindi. Sì. Sentite, e con la motocicletta, è una domanda stupida, ma se uno di voi vuole andare in motocicletta, come sì, fa? Sì, ma adesso ancora di noi pregare, ancora fanno domanda al governo italiano, ma quando moto questo prende piccolini turbante. Ah, piccolo turbante da poter mettere sotto il casco? Sì, sotto il casco. Ah, questo. E i vostri rapporti con il governo indiano come sono? Siete la comunità più grossa qui. Immagino che non siano stati felici di questa raccolta di firme a favore sì, di Maro. Sì, noi raccolta firme, quando ho cominciato noi di prima settimana a marzo, tutto qua un po' di confuso come mai. Adesso ho cominciato più di 7.000 firme già fatte. Io voglio governo indiano, governo italiano, come amici prima, anche io voglio ancora amici. Certo. Ancora business, anche due persone di Marò problema, prima problema noi, quello vivo, Italia. Famiglie, anche io 4 richieste già fatto governo indiano, anche ambasciatore indiano, consolato, scritto, e noi voglio liberare Marò. Sentite, dal punto di vista del, si parla, tutti quanti noi viviamo una situazione non felicissima per causa della crisi che colpisce anche nelle campagne. Ha toccato la crisi economica anche la vostra comunità? Ci sono state perdite di posti di lavoro? Eh sì, adesso è un momento di crisi. Non solo Italia, c'è anche per tutto il mondo, però qua la situazione è più peggio in Italia. Se una volta uno ha perso il lavoro, dopo è difficile trovare un altro posto. Però chi ha da fare, chi ha talento dentro può farla, chi ha capacità si può trovare il lavoro, però senza capacità è difficile trovare un posto di lavoro. E anche sono tante persone che hanno anche sono pratiche di lavorare, è difficile trovare anche un posto di lavoro. Però adesso quasi la situazione è cambiando, adesso un po' è aumentato il lavoro. E preghiamo Dio che da tutti hanno lavoro e stanno bene con le famiglie a casa. La vostra comunità è in crescita oppure è stabile? Cioè ci sono... È aumentata negli ultimi tempi la presenza di Sikh in Italia? Sì, un po' di sì, sempre aumentando. Sempre, ogni anno quando qua il governo italiano chiede immigranti, sempre vengono anche da India. Io, per dirla semplice, ho preso contatto con voi tramite un esponente della comunità Sikh nei pressi di Cremona, il cui numero di telefono mi è stato dato dal sindaco. Nelle comunità locali dove vivete c'è un buon livello di integrazione, mi sembra. I rapporti con le autorità locali, con i sindaci, con le amministrazioni comunali sono buoni. Sì, sì, molto buoni. Molto hanno buono. Dato sempre possibilità di stare qua in suoi villaggi, sempre dato più possibilità quello che è possibile. Anche posti di lavoro, anche case, quello che è possibile sempre il comune sta aiutando, quelle che possibilità c'è. E sono tante cose che non hanno anche mano in comune, e se magari se loro non hanno lavoro non possono dare. Certo. Quello, però dato
tanto diciamo che sempre dato una mano per stare qua noi indiani Sikh, anche altri stranieri, però ci sono anche problemi, vari problemi ci sono. Noi tanti problemi, prima problema di turbante, come abbiamo parlato prima, e turbante è nostra più importante parte. Se diciamo che uno senza naso e vede brutto, anche noi, il nostro Sikh, senza turbante non si... In casa lo portate anche in casa? Sì, anche a casa. Quando dormire, sì, anche piccolo, però è un conoscimento del nostro turbante. Poi anche i nostri altri quattro simboli, cinque simboli più importanti, che è la nostra parte del corpo. Sempre stare con noi come braccialetti e così. E noi vogliamo autorità di stare in Italia, quello che con la legge noi vogliamo autorizzazione di governo, che noi possiamo vivere qua, girare con i nostri importanti simboli religiosi. Va detto che il coltello che portate è un simbolo assolutamente religioso. Sì, sì, sì. Sì, quello non è difficile religioso. Conciliare con le leggi. No, 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 per uccidere nessuno, però quello lì è solo per simbolo religioso. Non è per farsi male per nessuno, capito? E qualcuno, insomma, un po' malignamente, ma dice: non è vero che gli italiani non vogliono più fare i lavori nelle stalle, nelle campagne che fate voi, il fatto è che i Sikh vengono pagati di meno e quindi i proprietari dei fondi, i proprietari delle stalle prendono i Sikh invece gli italiani perché i Sikh guadagnano di meno, è così? No, non lo so, però io secondo me non è così. Dopo dipende sui datori di lavoro, che se piace uno indiano va bene, se lui piace un altro dipende lui. Naturalmente è un lavoro molto duro, come potete immaginare, si tratta... Per chi accudisce gli animali, di alzarsi nelle prime ore prima dell'alba, insomma, non ci sono né feste né ferie. Perché anche i nostri Sikh abituati di alzare mattina presto e pregare, prima di arrivare il giorno il nostro religioso dice di alzare. E anche così è un po'... È un po' più facile andare a lavorare. Sì, I vostri templi quanti sono in Italia? 50, quasi 50. Quasi 50? 50. 50 templi qua in Italia. Credo che ce ne sia uno che è tra i più grandi d'Europa, no? No, uno in provincia quasi due. Come Brescia tre templi, Cremona due, Verona due, anche di Vicenza tre, Bergamo tre. Quasi 50, più di 25 nord. Quasi come sono riconoscibili i vostri templi? Dimmi, cioè, le chiese hanno un campanile, le moschee hanno un minaretto, il tempio Sikh come è riconoscibile da fuori? Può essere una costruzione qualunque o ha dei simboli? Nostro bandiera, vedi uno lungo? Bandiera giallo. Bandiera giallo, di Sikh, scritto Gurdwara. Gurdwara vuol dire no, tempio. Dove è il tempio di Sikh, qua no problema. No, non dici musulmani, indù, cristiani, no. Tempio di Sikh vuole nostro Dio tutti. Aperto a tutti. Tutto, aperto tutto, per tutti. Tutto. Anche mangiare, pregare, aperto. No problema. E come in Italia adesso crisi, a noi 20 anni di pregare sempre, mattina, sera, tutto dal mondo vuole di... Nanak Nam, Chardikala, Teripane, Sarbat Dapla. Vuol dire che pregare per tutti, che stare in tutto il mondo, tutte le gente stanno bene in sua vita, sue case, suo paese. Allora noi sempre, anche mattina, anche sera, quando preghiamo anche per noi, preghiamo anche per tutti, per tutto il mondo. Diciamo francamente, con il vostro aspetto, le barbe lunghe, i turbanti, potete essere spesso scambiati per, soprattutto nei momenti insomma, di maggior tensione, vi sarà ben qualcuno che ha pensato, eccoli qua, questi Bin Laden, no. Noi italiani come tutti
insomma, abbiamo le nostre paure, sì, chi non lo sa, paure, chi non, le nostre ignoranze. Chi non conosce può dire, però con la barba è un regalo di Dio, un uomo che viene in barba, sì, naturalmente, no? Sì. E poi dipende anche il vostro Gesù Cristo, anche altri guru, anche altre importanti persone avevano barba. Sì. Non è che solo Sikh che tengono barba. No, no, anch'io. Non... E adesso vi ho invitato proprio per aiutare almeno chi ci segue a conoscerci meglio, perché insomma credo che le paure, i sospetti siano sempre figli dell'ignoranza. No, ignoranza nel senso che uno non conosce, non sa, non... Come prima noi non conoscere, conoscere poco, adesso come storia di Marò, noi fatto manifestazione di qua in Lombardia, a noi conoscere tutti di chi è Sikh. Ecco. Allora noi siamo tutta la nostra Sikh comunità con Marò, sempre chiesto al governo di liberare prima possibile, e poi anche per il governo indiano, il governo italiano, e come ha fatto business anche anni scorsi, e allora anche... Io ho visto le immagini delle vostre manifestazioni, e una cosa che mi ha colpito, diciamo, è che c'è sempre una grande presenza delle donne, cioè le donne nella vostra comunità, sì, non hanno un ruolo... Non è tutto uguale, tutto uguale anche per le donne. E nostro Guru Granth si dice che... so che ho mandato a chiedere a me Rajan, vuol dire che non possiamo dire una cosa particolare per la donna, perché donna ha una mamma, una sorella, e che nasce noi. È più importante parente di donna. E allora donna uguale uomo e donna, in nostra religione è uguale. Non c'è nessuna differenza. Dove può stare uomo può stare, andare anche una donna. Molto bene. È ora di cena, avete delle diete particolari in base a dei dettami religiosi per quanto riguarda il cibo? Qual è il piatto tipico della comunità Sikh? Sì, il piatto vegetariano, che nostro, non prendono carne, anche senza alcol, il nostro cibo è più facile. E sono piatti, c'è cioè dal chol, anche curry, chol, roti si dice chapati, è il nostro più cibo famoso. E questo è abbastanza curioso, praticamente una dieta vegetariana, sì, per persone che lavorano nell'allevamento, quindi c'è un... è una cosa strana, no? Perché molti degli animali saranno pure animali da latte, ma alcuni finiscono poi verso la macellazione, per cui richiesta da noi non vegetariani. Io spero che siamo riusciti, c'è qualcosa, abbiamo ancora pochi secondi, c'è qualcosa che volete aggiungere? No. Basta tutto dire, grazie. Ancora noi vuole il nostro comunità Sikh, vuole liberare di Marò, sistemare di problema India e Italia, vuole come amici come prima. No, sicuramente è un'amicizia che va ristabilita pienamente fra Italia e India, è un'amicizia non incrinata, quella che è giusto vi sia nei confronti di una comunità così operosa, così laboriosa e anche così interessante, perché avete sentito, è una comunità che merita di essere conosciuta, che si trova a passare nelle località in cui c'è un tempio Sikh, sappia che si può fermare, può andarli a conoscere da vicino, cercare di capire chi sono queste persone che vivono in mezzo a noi, e penso che il fatto che siano in mezzo a noi contribuisce ad arricchire anche la nostra stessa cultura. Grazie per essere grazie. Stati i nostri ospiti, grazie a voi per averci seguito, grazie. Ci vediamo domani grazie. Sera. Con 24. Okay.